Infine, per completare la tabella, c'era rimasto da calcolare l'energia cinetica del carrello in B, che avevamo detto era un valore un po' inferiore a 288 mJ, perché nel frattempo il carrello rallenta tra A e B per colpa dell'attrito. Dobbiamo calcolare quanto lavoro fa la forza d'attrito tra A e B e sottrarre questo valore a 288 mJ, perché il lavoro che fa l'attrito è l'energia, sono i joule di energia meccanica che si perdono in calore. Per calcolare il lavoro che fa l'attrito, stavolta tra A e B, dovremmo utilizzare la stessa formula di prima. Prima era tra A e C, adesso tra A e B dobbiamo metterci uno spostamento non più di 60 cm, ma tra A e B ci sono 55 cm soli. Quindi dovremmo fare questo calcolo. Al posto di KD ci mettiamo 0,092 che abbiamo trovato prima, MG 3,92 N è il peso del carrello, AB sono 55 cm. Oppure possiamo ragionare in un modo più intuitivo e più semplice, che è questo: se l'attrito compie un lavoro di 216 mJ tra A e C, quindi quando il carrello percorre 60 cm, allora l'attrito resistente che compie l'attrito il lavoro resistente che compie l'attrito tra A e B sarà un po' meno, sarà i 55 sessantesimi di 216 mJ, perché il carrello tra A e B si sposta soltanto di 55 cm e non di 60. Quindi basterà calcolare i 55 sessantesimi di questo valore. In pratica è la stessa cosa di fare questo calcolo mettendoci al posto dello spostamento AC, 60 cm, metterci AB, 55 cm. Quindi calcoliamo i 55 sessantesimi di 216 mJ e otteniamo 198 mJ. Questo vuol dire che l'attrito ha trasformato in calore tra A e B 198 mJ di energia meccanica. Perciò l'energia meccanica all'inizio era 288 mJ, togliamo 198 mJ e rimangono 90 mJ. Quindi vediamo che il carrello ha perso gran parte della sua energia cinetica tra A e B a causa dell'attrito, da 288 a 90 mJ. E anche l'energia meccanica ha fatto lo stesso, da 288 a 90 mJ, che poi si perde ulteriormente da 90 a 72 mJ a causa dell'attrito che c'è anche tra B e C. In conclusione, l'attrito ha fatto un lavoro di meno 198 mJ tra A e B, meno 18 mJ, lo capiamo da qua, si mangia altri 18 mJ di energia meccanica, quindi meno 18 mJ tra B e C, complessivamente tra A e C il lavoro dell'attrito resistente è stato di meno 216 mJ, i 216 mJ che avevamo calcolato prima.